Paura, eh? Dai, di la verità. Io sì. Devo essere sincero, un po' di strizzarella ce l'ho, quella strizzarella calcistica. Un pochettino ce l'ho, devo essere sincero. L'unica cosa che mi consola è che l'arbitro è francese, il Milan avendo quattro francesi in squadra, magari, sai, ho sentito anche questo. Allora, quello mi consola, sì, guarda, da quel punto di vista sono più che tranquillo. Belli siete, ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Necci nella casa del pane balun. Oggi martedì 16 maggio, stasera sapremo la prima finalista della Champions League, chi sarà? The Euroderby Inter Milan, ritorno all'andata è finita 2-0, lo sapete tutti, perciò lo sa, c'è qualcuno che... No, io me lo ricordo bene. Dai, perciò sono bello che teso, bello anche se so a cosa andrò incontro, però sono fiducioso, spero almeno di guardare una partita degna di questi due nomi, no? Di questi due club. Poi io, ragazzi, quello che sarà sarà. Hai voluto a bicicletta, diceva mio nonno, e mo pedala. Siamo voluti arrivare fino qua in semifinale, e mo devi affrontare anche eventualmente l'eliminazione, perciò ci sta sempre meglio esserci che non esserci come qualcun altro. Però ragazzi, noi dobbiamo fare il riassuntone della classifica perché ieri si è conclusa la 35esima giornata di campionato e perciò dai, facciamoci una chiacchiera insieme, poi stasera abbiamo tutto il tempo per dedicarci nel post partita, nelle incazzature varie, ma oggi parliamo ancora un po' di campionato, no? Che meno ci penso alla partita di stasera e meno mi sento agitato. Perciò dai, ragazzi, prima di iniziare però vi invito subito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, fatelo, vi ringrazio di cuore perché veramente vi state scrivendo in tanti, perciò continuate a farlo, è gratuito, non costa nulla, mettete un bel like e nei commenti soprattutto fatemi sapere, dite la vostra, seguitemi su Instagram, sul gruppo Telegram, nella descrizione di questo video ci sono i vari link, fate voi, gestitevi voi, soprattutto e vi invito anche a scaricare l'app di OneFootball. Ragazzi, se amate il calcio quanto lo amo io, non potete non avere quest'app sul vostro smartphone, è un'app completa che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, highlight di Serie A, di Serie B, calcio in streaming, tutto sul calciomercato, potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore, statistiche, indiscrezioni, pronostici, formazioni, veramente tutto in tempo reale. Correte sotto il link in descrizione a scaricarla perché è gratuita e perché bella è l'app di OneFootball. Dai, fatemi mettere gli occhiali, dai, dai, che ieri si è conclusa la 35esima giornata. E dai, ragazzi, partiamo subito dal basso, partiamo dal basso, Sampdoria. La Sampdoria che stava facendo lo scherzettino all'Empoli, no? Invece poi dopo l'Empoli è riuscita a pareggiare negli ultimi minuti, appunto ieri sera. Vabbè, la Sampdoria oramai è già aritmeticamente retrocessa in Serie B, mentre l'Empoli col pareggio di ieri, ma aritmeticamente è salvo perché ha 39 punti, le quarte. La terz'ultima ne ha 30, forse per lo scontro diretto è in vantaggio, perciò la danno come aritmeticamente salva. E bene, bene, perciò un gol che è tanta roba. Passiamo alla Cremonese, la Cremonese che perde in casa della Juventus per 2-0, insomma. Si stacca nuovamente, era lì a 3 punti dalla zona salvezza, però insomma, l'avevo detto, ci voleva proprio un'impresa, poi andare a vincere a Torino non è semplice in questo momento, insomma, la Juventus vuol far valere la sua forza, vuol far vedere che a parte tutto quello che succederà, lei arriverà seconda, adesso io la vedo porto proprio bella spedita, difficilmente perderà punti, perciò è difficile, io penso che la Cremonese si sia svegliata un po' troppo tardi per poter pensare a una salvezza, anche se a un certo punto ci poteva sperare, però insomma l'impresa diventava molto 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 difficile, perciò boh, vedremo, vedremo, però insomma 3 partite, 6 punti, di là sopra devono proprio fermarsi, mi sembra molto difficile, anche se però devo essere sincero, il Verona che ha 30 punti, ha 6 punti in più della Cremonese, insomma, fatica perché perdere in casa è vero che ha giocato contro il Torino, per l'amor di Dio, il Torino è una grande squadra e quest'anno sta facendo molto bene, però le motivazioni ne devono fare da padrona. Lo Spezia ha vinto in casa contro il Milan, che si sta giocando la Champions League.
Il Verona doveva vincere in casa contro il Torino, ragazzi, senza se, senza ma. Insomma, perdere un'occasione per rimanere attaccato, non attaccato, no, per rimanere in vantaggio sullo Spezia, perché lo Spezia aveva giocato prima, aveva vinto col Milan. E insomma, il Verona era 3 punti avanti, doveva assolutissimamente fare risultato, quantomeno non perdere. Invece così adesso si ritrova a pari punti dello Spezia, che ha fatto la sua grande partita contro il Milan e ha vinto in maniera meritata, ragazzi, senza se, senza ma, con voglia. Ecco, quello significa motivazione, quello significa aver voglia di vincere una partita. Al di là di chi c'hai davanti, tu vuoi vincere la partita. E l'ha vinta lo Spezia, ha messo in campo tutto quello che c'era da mettere per portare a casa la vittoria, e l'ha strameritata, ragazzi. Quello che avrebbe dovuto fare il Verona, la Cremonese in altre circostanze, lo Spezia l'ha fatto. Io devo essere sincero, lo Spezia pensavo fosse oramai in dirittura di arrivo, nel senso ne aveva perse veramente tante e non faceva risultato da una... Forse l'ultima vittoria dello Spezia era stata contro l'Inter, poi non aveva più vinto, può essere una cosa del genere, non voglio sbagliarmi, però mi sembra qualcosa del genere. E poi ha rivinto col Milan. Comunque arrivava da una serie di risultati negativi e non da poco. Aveva perso tutto il vantaggio che aveva sulla terz'ultima, era stata superata, perciò la vedevo veramente fuori. Invece ha saputo... quello può essere un trampolino, perché adesso è lanciato lo Spezia, hai battuto il Milan, ora non puoi non salvarti, ragazzi. Sei quarto ultimo, è vero che sei a pari punti con loro, no, non puoi non salvarti, anche perché, se non sbaglio, la prossima partita c'è un altro bello scontro diretto, perché ci sarà Spezia-Lecce, il Lecce è a 32 punti, ha solo 2 punti in più, perciò attenzione, perché anche il Lecce rischia. Peccato, perché il Lecce poteva vincere questa giornata, era arrivata al 97esimo in vantaggio sulla Lazio per 2-1 all'Olimpico, poi è arrivato il pareggio della Lazio proprio in extremis, un bel punticino, però se fossero stati 3, cioè voglio dire, tanta roba, no? Perciò comunque, detto questo, sono lì, perciò sarà una gran bella partita, Spezia Lecce da guardare, perché voglio proprio vedere le due squadre come si affronteranno, perché sono lì che si stanno giocando la salvezza, perché attenzione, se dovesse vincere lo Spezia e il Verona e il Lecce automaticamente perdere, il Lecce andrebbe in zona retrocessione. È una gran bella sfida sarà quella lì tra Spezia e Lecce, da guardare. Passiamo alla Salernitana, che l'ho messa dalla parte qua nelle... però insomma la Salernitana è salva sostanzialmente, non in maniera aritmetica, per questo l'ho messa nelle sette di basso, però sostanzialmente è salva, cioè dovrebbe perderle tu, cioè vabbè, è salva. La Salernitana cosa ha fatto? Salernitana ha vinto contro l'Atalanta 1-0, grande vittoria in casa, insomma, battere un Atalanta che era molto spedita, che insomma spedita no, arrivava dalla sconfitta con la Juve, però arrivava da 3 vittorie consecutive e lì in zona Champions League, perciò insomma non era semplice affrontare l'Atalanta. È riuscito a farlo, quest'anno l'Atalanta è stata molto altalenante, perciò bene la Salernitana che vince. Passiamo alla mezza classifica, la metà classifica. L'Empoli, appunto, dicevamo prima, 39 punti, pareggia contro la Sampdoria e conquista il punticino per avere l'aritmetica. Tanta roba, adesso dovrà già pensare al campionato prossimo, perciò bene, diciamo che l'Empoli aveva fatto molto bene, non è che rischiava molto, però insomma raggiungere la salvezza 3 giornate dalla fine non è male, no? È un gran bello per chi lotta per la zona retrocessione, riuscire ad avere l'aritmetica a 3 giornate alla fine non è poco, perciò tanta roba. Bene, complimenti all'Empoli. Sassuolo 44 punti, ci ha provato il Sassuolo, ci ha provato, no? È andata in casa dell'Inter a San Siro a cercare di fare la partita e non ha giocato male, devo essere sincero, è una bella squadra il Sassuolo, ha giocato molto bene, poi davanti ha trovato una squadra che veramente in questo momento è super in forma a livello fisico,
a livello psicofisico soprattutto, e ha ritrovato tutti i suoi uomini. Ha ritrovato anche un pizzico di, non dico di fortuna, non voglio parlare di fortuna, però insomma, nel momento migliore del Sassuolo è riuscito a passare in vantaggio l'Inter, ecco, diciamo così, perciò ha sfruttato anche quello, insomma vuol dire tanto, vuol dire tanto. Poi non ha rubato nulla, mi sarà meritato la vittoria, anche perché l'Inter a un certo punto è andata avanti sul 3, per 3-0, perciò nulla da dire, però il Sassuolo ha saputo reagire, ha saputo riaprire la partita, l'ha portata sul 3-2, insomma, poi è arrivato il quarto gol sul finale perché insomma le ripartenze il Sassuolo era molto sbilanciato, però comunque il Sassuolo ha fatto la sua bella figura, cioè non come quando l'ha fatta col Milan che ha vinto 5-2, però ha fatto la sua bella figura, è stata quantomeno una partita vera, non da squadra che oramai è già salva e non ha più nulla da chiedere, no, è stata una partita vera, perciò complimenti al Sassuolo. Passiamo all'Udinese, l'Udinese che sostanzialmente perde contro la Fiorentina 2-0 e niente, l'Udinese insomma, ha perso un po' l'occasione per rimanere in zona, per andare in zona ottavo posto, no? Quest'anno l'ottavo posto sarà uno di quei di quelle posizioni che tanti vorranno raggiungere perché insomma dobbiamo capire cosa succederà alla Juventus, però insomma l'Udinese quest'anno dopo un inizio scintillante ha faticato, no? È stata molto molto altalenante, poi la perdita di Deulofeu, l'uomo secondo me il più forte della rosa, insomma e fa tanto, no? Perciò non averlo più per gran parte del campionato è tanta roba, perciò ci sta. Campionato tranquillo quello dell'Udinese, è partito molto bene, si è messo in zona tranquilla e poi non ha mai rischiato appunto la zona retrocessione. Perciò bene. Bologna, il Bologna che invece fa uno 0-0 contro la Roma. Il Bologna, devo essere sincero, mi aspettavo qualcosina di più questa giornata perché in casa è molto forte. È vero che gli mancava quasi tutta la difesa al Bologna, però insomma giocava contro una Roma che tanti infortunati, tanto turnover perché ha la testa alla semifinale di ritorno di Europa League. Insomma, mi aspettavo qualcosina in più per poter rimanere agganciato al treno dell'ottavo posto. Insomma, dopo la vittoria di Torino, Monza e Fiorentina, io mi aspettavo qualcosina in più, un pareggio giusto secondo me. E ancora lì è tutto aperto, perché insomma gli altri sono 2 punti avanti per questo ottavo posto. Vediamo cosa succederà negli ultimi tre. Però insomma, bene, bene il Bologna, bene. Il Torino. Che invece vince una partita veramente, secondo me, molto molto difficile perché poi è vero, il Verona, se si guarda il Verona è terz'ultimo, però appunto per quello, no? Tu sei una squadra che non ha più obiettivi. Sì, è quello di arrivare ottavo, però insomma l'obiettivo della salvezza deve essere più forte di quello del Torino di arrivare ottavo, perciò non mi aspettavo una vittoria del Torino e invece ha vinto in maniera anche abbastanza netta, perciò complimenti, complimenti perché è lì a 49 punti, pari al Monza, pari alla Fiorentina, a giocarsi questo ottavo posto, perciò vedremo. Il Monza appunto, il Monza che strapazza anche il Napoli, ragazzi, il Monza oramai non si ferma più, è vero, il Napoli. Una squadra oramai che è ancora in festa, che sta festeggiando e ci sta, no? Però insomma, chiudere in bellezza non è una cosa da mettere in secondo piano. Perciò adesso, al di là dei festeggiamenti, il Napoli secondo me la partita l'ha fatta comunque vera. Però ragazzi, affrontare sto Monza in questo periodo è difficile. Il Monza gioca veramente bene, ma gioca veramente bene a calcio. Io non so il Milan come abbia fatto a vincere sia l'andata che il ritorno col Monza. Perché ragazzi, il Monza è una squadra tosta proprio, soprattutto in casa, ma poi è bello vederlo giocare. Cioè ragazzi, veramente complimenti. È lì, io tifo un po' per il Monza. No? Tipo per il Monza in un posto in Europa, cioè, devo essere sincero, ci tifo, spero che arrivi ottavo per poi magari andare in Conference League eventualmente se escluderanno la Juventus, io parlo sempre di quello, poi rimanendo ai fatti comunque ha fatto un gran campionato il Monza perché insomma si è salvato oramai secoli fa ed è la neopromossa, soprattutto la squadra che era al primo anno in Serie A, perciò tanta roba. Fiorentina, la Fiorentina che
che batte appunto l'Udinese 2-0, si tiene all'ottavo posto, nonostante il turnover, insomma la Fiorentina c'ha da giocarsi la semifinale, la finale di Conference League. Ha perso in casa in maniera immeritata, secondo me la può ribaltare, sarà difficile, daranno tutto per tutto. Io tifo per la Fiorentina, lo spero soprattutto, spero che vinca questa Conference, anche perché poi vincere la Conference vuol dire andare in Europa League l'anno dopo, perciò attenzione, insomma, tanta roba. Io faccio il tifo per la Fiorentina, vincitrice della Conference e il Monza ottavo. Ah, sarebbe qualcosa di spettacolare. Perciò speriamo, speriamo in bene, dai, passiamo ai primi sette posti. L'Atalanta che appunto perde contro la Salernitana 1-0, l'ho detto, le motivazioni dell'Atalanta dovevano essere superiori a quelle della Salernitana, invece così non è stato. Arrivava dalla sconfitta contro la Juventus, ci poteva stare, non aveva neanche giocato malissimo contro la Juve, però ci voleva la risposta, vero? Giocavi a Salerno, la Salernitana è una squadra in salute, però insomma tu devi lottare anche perché, se non sbaglio, no, il Milan non aveva ancora giocato, però insomma, tu dovevi assolutissimamente fare risultato e rimanere attaccato al Milan. Insomma, adesso ti trovi 2 punti, sì, 2 punti sotto, no, 3 punti sotto, però insomma, io mi aspettavo qualcosina in più dall'Atalanta, devo essere sincero. Niente, io penso che poi, sì, poi sono tutte là, per come sta andando il Milan, per l'amor di Dio, però riuscire a non andare in Champions League quest'anno veramente è un qualcosa di clamoroso. Roma, 59 punti, pareggia contro il Bologna, insomma, la Roma, devo essere sincero, nelle ultime 5 male, no? Perché ha avuto 3 pareggi e 2 sconfitte, però c'è da dire che ha avuto molti infortunati, l'Europa League di mezzo, dove veramente ti porta via tante energie, e in semifinale la Roma ha vinto l'andata, perciò ha tutte le possibilità per arrivare in finale. Sappiamo quanto ci tiene poi José Mourinho a far valere appunto il suo blasone in Europa, no? Dopo aver vinto la Conference l'anno scorso, riuscire ad arrivare in finale in Europa League quest'anno sarebbe qualcosa di incredibile, perciò ci sta qualche risultato che è venuto meno nell'ultimo periodo, soprattutto anche per gli infortuni, perciò devo essere sincero. Poi è lì, se si calcola che ha 2 punti in meno del Milan scudettato, vuol dire che secondo me, al di là del gioco, al di là del fatto che non mi piace come gestisce la squadra Mourinho, al di là di tutte queste cose, ma è un fatto mio personale, cioè poi ragazzi è una cosa mia, bisogna dire che se si tira la riga oggi non sta facendo un brutto campionato la Roma, ho già nulla da dire, nulla da dire. Arriviamo al Milan che perde contro lo Spezia. Male, male, sinceramente mi sono arrabbiato molto, sono rimasto molto deluso perché al di là della Champions League, al di là di tutto quello che volete, però certe partite bisogna onorarle. E poi tu puoi perdere contro una squadra che ha più motivazioni, ci può anche stare. Ma quantomeno devi fare la prestazione. Il Milan non ha tirato mai in porta, forse nel primo tempo un paio di volte, ma è stata una partita proprio brutta, 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 brutta. Poi lo Spezia ha meritato, ha dato sicuramente qualcosa in più, però è stata brutta da parte del Milan, male. Male, ma quest'anno il Milan male in campionato, mi dispiace. Male, 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 male. Male in tutto, se non bene in Champions League, perché sei arrivato in semifinale e nessuno se lo aspettava, però il resto, Coppa Italia ha eliminato dal Torino in 10 contro 11 a San Siro, non si può sentire. La Supercoppa perse malamente con un 3-0 così netto, e sei quinto, e per andare in Champions League devi sperare a cose allucinanti che oramai sono all'ordine del giorno e abbiamo capito che andrà a finire così. Però non è bello, non è bello che il Milan speri in questo, che il Milan si aggrappi a questo. Poi purtroppo oramai questo è, perché diventa difficile, 4 punti dal quarto posto non li recuperi più 3 partite dalla fine, soprattutto contro una Lazio che è vero che non sta andando benissimo, però insomma in base al calendario mi sembra che è decisamente messa meglio, è vero, arriva dal pareggio in estremis contro il Lecce, poteva essere un'altra sconfitta, però io penso che poi la Lazio arrivi a mani basse. Ecco, pensavo arrivasse a mani basse seconda, poi invece alla fine si è fatta scavalcare dalla Juve e dall'Inter, però insomma penso che poi
arrivi quarta e non perda più, 4 punti sono tanti in 3 partite da gestire, poi contro Milan che comunque dovrà andare a Torino contro la Juve e quant'altro, perciò è molto difficile, perciò la Lazio secondo me io la vedo già in zona Champions League, devo essere sincero, la Lazio ci entra in maniera matematica, aritmetica, senza sperare in altre cose, è quello che mi infastidisce, ecco. Che il Milan non entri in Champions League con merito, no? Nel senso con merito, perché arrivi tra le prime quattro, ma perché poi può succedere qualcosa. Una mia piccola parentesi, Inter 66 punti, terza da sola, insomma l'Inter oramai ha spiccato il volo, quinta, sesta vittoria consecutiva, insomma da quel fallo di mano al 95esimo di Bremer in Coppa Italia e quel pareggio, perché sennò sarebbe stata un'altra sconfitta all'ennesima, forse la terza, la quarta di fila, da quel pareggio l'Inter è partita e non si è più fermata, basta poco ragazzi, basta poco e cambia una stagione, pazzesco, incredibile, complimenti, perché l'Inter sta veramente, si è ripresa ed è arrivata nel momento clou della stagione con a livello fisico e a livello psicofisico che ne ha più di tutte, perciò la vedo molto favorita stasera, secondo me, al di là di quello che potrà succedere, spero sia una gran bella partita e spero che il Milan faccia una grande prestazione, però secondo me è favorita e poi in finale andranno loro sicuramente, perciò dubito in cose, però detto questo, in campionato sta andando ultimamente bene, si è preso il terzo posto, perciò insomma davanti, dietro a un Napoli così non è che potete, perciò secondo, terzo non è che cambia molto, perciò l'Inter era tra le favorite insieme alla Juventus e il Milan e quel Napoli ha stravolto tutto, perciò la Juventus vince in casa contro la Cremonese, perciò a differenza di altri non si fa spaventare dalle motivazioni della Cremonese, ma invece colpisce a differenza di qualcun altro che con la Cremonese ha pareggiato e addirittura perdeva a 30 secondi dalla fine, perciò di che cosa stiamo parlando, poi non voglio fare quello che parla male della propria squadra, però insomma poi io sono qua con un cappellino pure perciò, però quello che è giusto è giusto, la Juventus vince con la Cremonese, si prende il suo secondo posto, sono spediti anche loro, devo essere sincero, non penso che perderanno quella posizione, vogliono far vedere che comunque loro sul campo arriveranno dietro a un grande Napoli, perciò è un grande traguardo e poi quello che succederà fuori non è evidentemente colpa dei giocatori o dell'allenatore, perciò a un certo punto al di là del gioco o della bellezza della Juventus, poi se arrivi secondo c'è poco da dire, perché semifinale di Europa League, è vero, ha fatto male in Champions, no, però se arriva in finale di Europa League poi ne parliamo, arriva seconda in campionato dietro al Napoli che ha battuto tutti i record che c'erano da battere quest'anno, perciò di che cosa stiamo parlando, in semifinale di Coppa Italia uscire con l'Inter ci può stare, insomma poi dopo se si tira la riga la stagione della Juventus, poi al di là del gioco di come non gioca la squadra, però insomma il risultato alla fine lo sta avendo Allegri e non di quelli fantastellari, però insomma neanche da buttare via, perciò vedremo come andrà a finire, arriviamo al Napoli, il Napoli è lì in vetta, bello tranquillo oramai, bello, sta ancora continuando a festeggiare, perde a Monza, ragazzi il Monza, oggi col Monza, per affrontare il Monza devi sempre essere sul pezzo, devi affrontarlo con la garra giusta, perché il Monza è una squadra che non ti fa giocare, è una squadra che gioca bene a calcio e non ti fa giocare, se tu non l'affronti con la garra giusta è difficile, il Napoli evidentemente per quanto vuole fare magari risultato, scende in campo per fare risultato, però evidentemente dopo aver tirato tutto l'anno, aver vinto lo scudetto, un pochettino meno, no? Ci sta a livello fisico, a livello non è che ti devi ammazzare, rischiare l'infortunio adesso che hai già vinto il campionato, no? Per dirne una, perciò ci sta che magari sei un pizzico sottotono e se incontri il Monza che sei così diventa difficile perché il Monza tarella, martella, perciò bene lo stesso ragazzi, va bene, non cambia nulla al campionato del Napoli questa sconfitta, anzi dai ragazzi, vi abbraccio di cuore a tutti quanti, io sono molto teso, perciò ci vediamo poi stasera per il post partita di Inter Milan, incrociamo le dita, speriamo nell'arbitro
che Inzaghi ha detto che siamo favoriti perché l'arbitro è francese, ragazzi. Ma la comunicazione, secondo me, avrebbe dovuto trovare qualcosa di meglio da dire Inzaghi in conferenza stampa che questa cagata pazzesca. Vabbè, detto questo, ognuno dice la propria. Vi abbraccio di cuore a tutti quanti, vi auguro una buona giornata, ci vediamo stasera e come dico sempre io, bye bye!